colpo duro allo spaccio in seguito ad un'operazione condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, grazie alla quale è scattata la denuncia nei confronti di due soggetti, impiegati a vario titolo presso un noto ristorante del capoluogo, in possesso di quantitativi di hashish e marijuana che hanno spontaneamente consegnato alle Fiamme Gialle. La successiva perquisizione ha tuttavia consentito di individuare una scatola di cartone contenente altri residui di stupefacenti. In una delle abitazioni dei due dipendenti sono stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish e marijuana, alcuni nascosti nel congelatore, e diversi strumenti utilizzati per tagliare e misurare le quantità. Ma è nella seconda abitazione che si celava la vera sorpresa, una vera e propria serra artigianale con tutto il necessario per la produzione domestica. 12 lampade alogene, 4 estrattori d'aria, 10 trasformatori, un defogliatore utilizzato per separare gli arbusti dalle foglie e un macchinario per il confezionamento sottovuoto delle dosi, oltre a 14 vasi contenenti germogli di canapa. Tutto ciò rinvenuto insieme a 5.700 grammi di marijuana per un valore di mercato complessivo fra materiale stupefacente di 55.000 euro. Dopo il sequestro è scattato il processo per direttissima a quello che la Guardia di Finanza definisce il botanico, condannato a 18 mesi di reclusione e al pagamento di 4.000 euro di multa. L'altro dipendente, di origini sudamericane, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il gestore del ristorante invece è stato segnalato amministrativamente per la detenzione finalizzata all'uso personale.